che ha bisogno un po' di tempo per imparare. Qua l'obiettivo di imparare, facciamo, di imparare questo senso dove devi mettere sediglia, proprio qua tutto il lavoro si fa con culo. Okay. E braccia lo stesso, però con culo è importantissimo, avanti. Allora, qua. Sempre dico, non usiamo forza, solo furbezza e biomeccanica. Qua. Sì, devi cambiare posizione. Copri intanto un po'. Sì, aspetta, qui devi controllare spalla bene. Ok. Adesso poi va sediglia giù. Okay. Aspetta. Quello che voglio, che tu adesso devi sentire, aspetta, sì, tu questa gamba non permette che lui fa ponte. Vedi dove lui mette gamba? Sei attaccato. Con gomito destro controlli bene testa, stacchi dalla terra. Stacchi bene. Ok. Vedi? Adesso pian piano tu devi provare a liberare il gomito. Senza usare forza. Lui deve sentire come è controllato. Vedi, gomito abbastanza controllato, sì? Adesso con glutea, se anche si vuole, oh, questo, con glutea devi spingere pian piano, pian piano, pian piano, pian piano, vai, 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 non permetti che lui si gira. Sì, aspetta, se lui vuole girarsi, questo braccio può, aspetta, può controllare qui che lui non ti segue. Qua. Ma bene, sì, e controlla gamba, è molto più, no, a fianco qui. E vai, pian piano, giù, presa braccia destra. No, sediglia rimane lo stesso, fino alla fine, tu devi egalarti con l'avversario, vai, adesso seconda presa, pian piano, attenzione, e continua a girarsi, scappa, adesso devi andare in basso, ascella abbastanza attaccata, e pian piano, schiaccia, funziona? Aspetta, forza non usa. No. Questo braccio, aspetta, però il braccio può essere qui e lui con il suo corpo sigilla giù, vedi che sei andato con panchi giù, questo ti dicevo io, oh, sì, sigilla sempre giù, per quello lui sente libertà, poi guarda c'è spazio per braccio, vedi? Bravo, adesso torna, tu devi essere così bene attaccato che lui non scappa, e questa presa, beh, e sigilla, schiaccia, Piace, ok, fatto. Adesso questa spalla deve andare molto più basso. E prova a soffocare. Funziona, sì? Sì. Hai capito? Questi piccoli momenti quando lui può... Adesso prova a te. Qua, guardate, importante, avversario può avere una forza incredibile fisica, può avere tutto. C'è il secondo movimento per attaccare, anche se lui scappa, c'è il secondo movimento. Per quello anche primo facciamo abbastanza leggero. Basta che tu sarai sempre, guarda, questo come tavola. Tu devi essere sempre un pochettino controllato, in statica. Capisci? Statica, senti bene statica. Controllo sulla testa che lui non farà ponte. E qua controlli che lui... E pian piano adesso, guarda, questa sigilla va giù. Glutea. Vedi? Anche se è scappato, copri con corpo, no, e vai un pochino avanti, per aspetta, vinci questo spazio, vedi che lui vuole scappare. Fatto. Bene, hai ricapitato il controllo, guarda, finisci short, culo sempre giù, adesso presa, aspetta, sì, e questa spalla, devo andare, aspetta, guarda, spalla di là. Ecco. Basta, stop. Certo. Questo si sentiva. Sì. Questo dovete fare come luce in casa, questo movimento, perché quanto sei sopra, con tua forza, anche te, quanto siete sopra, dovete fare questa cosa. Se lui già scappa, quando lui scappa, in questa posizione io passo subito a anaconda choke, secondo movimento. Poi dall'altra parte. Qua è importante, guarda ancora, aspetta, qua è importante a capire, sono qui. Questo principio, sigilla giù, mi attacco, bene, vado, vedi? Così, sì, questo è l'obiettivo. Sì, ma può provare, poi anche se diciamo ritardata braccia, importante inserire il gomito, vedi? Gomito qui, braccia, presa.
Di solito qua puoi avere tua propria tecnica, puoi prendere ascella, vedi? Uh-huh. Ascella, prendi.